Benvenuti, benvenuti a L'uomo e ciò che vomita, in questo appuntamento culturale. Voi sapete, noi intervistiamo personaggi singolari, varie professioni, carpentieri, architetti, avvocati. Oggi abbiamo Ricky Farina, come tutti sapete, uno dei più grandi poeti viventi. Bene, qui a L'uomo e ciò che vomita, come prima domanda, facciamo delle domande un po' strane. Che rapporto ha, signor Farina, lei con i suoi calzini? I calzini proprio. Senta, la sua ultima silloge di poesie, la sua ultima raccolta di poesie, ha un titolo che ci ha incuriosito, si chiama Innsbruck. Sì, è un titolo molto particolare. È un titolo che non c'entra nulla con il contenuto delle poesie. Questo perché? Perché secondo me è importantissimo avere un rapporto nella nostra vita quotidiana con qualcosa che non c'entri nulla con quello che siamo. Quindi, perché sennò abbiamo una vita troppo centrata. Quindi Innsbruck non c'entra assolutamente nulla, non ha nessun significato e questo è l'elemento poetico, cioè il non aver significato, il non senso, il non centrare nulla, trovo che sia molto poetico. Tutti noi nella vita, secondo me, dovremmo avere la nostra Innsbruck quotidiana, cioè fare qualcosa che non c'entra nulla con noi stessi, sempre. Questo è il mio modo di pensare. È il mio modo di essere. Questo sono io. Io sono Innsbruck. Innsbruck. Sì. Perché sta ridendo? Mi trova buffo? No, non la trovo buffo. Senta, vuole leggerci una poesia? Una poesia della raccolta Innsbruck? La posso citare a memoria. Non ho bisogno di leggere le mie poesie. Questa poesia si intitola Cani, vertebre, foglie e singulti. Era il chiaro di luna, tu camminavi vicino al lago scuro. Era il chiaro di luna, la luna era piena e anche il tuo culo era pieno. Io mi sono avvicinato, ti ho messo una mano sul culo. Sul culo pieno, come la luna piena. Il lago era scuro, sempre più scuro. Tu ti sei voltata, volevi tirarmi una sberla. Io ti ho sorriso e ti ho detto: non ti chiedo scusa, non ti chiedo scusa, non ti chiedo scusa. Sì, questa poesia si intitola Oro e Flamenco. Una mattina, 2 mattine, 3 mattine, 4 mattine, la vita è mattiniera, 5 mattine, 6 mattine, 7 mattine, quanti mattini ci sono nella mia vita? Tanti mattini, molti mattini, troppi mattini, 25 mattini. Scusate, mi sta suonando il cellulare, devo interrompere la poesia. Ciao Mattia, ciao Mattia. Sì, no, scherzo, non mi disturbi. No, non mi disturbi, figurati, ti prendo in giro. Dimmi Mattia. No, mi devo trasferire a settembre, però il 2 faccio il compromesso. Sì, esatto, lunedì c'è il compromesso, poi a settembre mi trasferisco con calma. Comunque c'è abbastanza di soldi,
Eh sì, diventerà nella mia fantasia deve diventare uno scannatoio solo per donne. Sai come Bertrand Morin, l'uomo che amava le donne, che dopo le 6, quando usciva dal lavoro, non frequentava più uomini. Ecco, voglio diventare così. Perché mi sono reso conto che l'85% delle persone che frequento sono pelose, molto pelose e hanno il cazzo. È stato interrotto? Vuole continuare la poesia sui mattini? Nein, quando io veniva interrotto si perde ispirazione. Come mai sta parlando con un accento vagamente da Sturtruppen? Io non sapere perché, und quindi io non sapere, jawohl, essere sempre mia teoria di fare cose che non c'entrare niente con il mio essere uomo, essere poeti. Tu comprende? Nel testa, cervello neuronale, tu comprende? Ok, finisce qui il nostro incontro con il grandissimo poeta Ricky Farina. L'uomo è ciò che vomita, vi saluta e vi aspettiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, seguiteci sempre fedelissimi come al solito. Ciao! Pa 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 ra pa Ya Kinder, fate un balletto con mio dite, ya. Yeah.